Ciao, Namaste. Ti do il benvenuto in questa lezione di yoga in gravidanza. Io sono Damiana e ti guiderò in questa pratica adatta a tutti i trimestri. Si tratta di una sequenza semplice, una routine che puoi ripetere anche quotidianamente per muovere il corpo con dolcezza, alleviare eventuali tensioni e mantenere i tessuti elastici. Avrai bisogno di un bolster. Un'alternativa sono i mattoncini yoga o un cuscino piuttosto compatto. Ci andiamo a sedere sul cuscinone, dorso delle mani sulle cosce. Sposto il peso del busto sugli ischi e sento tutta la colonna distendersi su un'unica linea. Rilasso le ginocchia, i glutei, le braccia, le spalle. Ammorbidisco anche i muscoli del viso, la mandibola in particolare. Inizio a percepire l'aria scorrere nelle narici. Il respiro muoversi all'interno del corpo. Inspiro, l'aria entra fresca dalle narici. Espiro, l'aria esce tiepida attraverso la bocca. Continuo ad inspirare dal naso e ad espirare dalla bocca. E osservo ogni particolare del mio respiro. Ritmo, ampiezza, temperatura. Con la consapevolezza che ogni respiro porta energia vitale a me e al mio piccolo ospite. E ci connette. Porto le mani sul grembo e inizio a disegnare dei cerchi in senso orario. Con il tocco delle mani cullo e massaggio il mio bambino o la mia bambina. Poi fermo il movimento delle mani, faccio ancora un bel respiro qui. E riapro gli occhi e sciolgo la posizione, mi aiuto con le mani per portarmi in quadrupedia. Appoggio le mani sul cuscinone oppure sui mattoncini. E da qui movimento mucca gatto. Inspiro, inarco la colonna, espiro, arrotondo. L'inarcamento è leggero, è più un allungamento della schiena. Inspiro, guardo in avanti, espiro, curvo bene tutta la colonna partendo dal bacino. E continuo questo movimento. Muovendomi a ritmo con il mio respiro, sentendo tutta la colonna coinvolta. Ancora uno. E poi torno con la schiena in posizione neutra. Avvicino un pochino il cuscinone, allontano la mano sinistra e con il braccio destro passo sotto, mi appoggio sul cuscino,
cercando di andare ad allungare bene la zona dorsale. La testa, il braccio, la spalla destra e in appoggio sul cuscino. Punto le dita della mano sinistra a terra e premo leggermente contro il tappeto in modo da accentuare l'allungamento della zona dorsale. Poi ritorno in quadrupedia e ripeto sull'altro lato. Stendo il braccio sinistro sul cuscinone, appoggio anche la testa, mi aiuto puntando le dita della mano destra a terra in modo da sentire meglio l'allungamento nella zona dorsale. E poi ritorno, magari allontano un pochino il cuscino, appoggio gli avambracci sul cuscino, la fronte sul cuscino e mantenendo la schiena ben dritta mi lascio andare in questa posizione. Allungo e rilasso la zona lombare. Sciolgo, faccio un passo in avanti con il piede sinistro, lo porto al lato del cuscinone, le mani in appoggio sul cuscino, sotto alle spalle, cerco di scendere bene con il bacino, inspiro, espirando vado a stendere la gamba sinistra. Il movimento è dinamico, inspiro a fondo con il bacino, piego il ginocchio, espiro, stendo la gamba, il bacino va indietro, la schiena si allunga. Continuo a muovermi sempre a ritmo con il mio respiro, cerco di mantenere la punta del piede appoggiata a terra, la schiena sempre ben allungata, muovo il ginocchio e il bacino. Poi mi fermo in avanti, appoggio i gomiti sul cuscinone e rimango nella posizione. Continuo ad inspirare dal naso e ad espirare dalla bocca. Ed ogni espiro cerco di lasciare andare il bacino sempre di più. Torno in appoggio sul palmo delle mani, faccio rotolare il cuscino un pochino più indietro, mentre cammino con il piede sinistro verso destra, cerco di portare il ginocchio vicino a terra, posizione del piccione. Il cuscinone diventa un supporto per il bacino, mi aiuta a mantenere il bacino rivolto in avanti e a stendere la gamba dietro, in modo che il ginocchio e il dorso del piede siano rivolti verso il tappeto. Le mani puntate a terra mi aiutano a rimanere stabile nella posizione. Cerco di sentire l'allungamento del gluteo. Ritorno con il busto, mi inclino lateralmente per portare in avanti la gamba destra e appoggio la pianta del piede a terra. Ginocchio rivolto verso l'alto. Il braccio destro preme contro la gamba destra, il braccio sinistro si apre lateralmente. Insieme al braccio apro la spalla, apro il petto, rivolgo lo sguardo dietro di me in direzione della mano sinistra. Respiro qui. E torno verso il centro. Scendo dal cuscinone per ripetere la sequenza sull'altro lato, quindi mi sistemo in quadrupedia, porto in avanti il piede destro,
le mani appoggiate sul cuscino sotto alle spalle. Inspiro, affondo con il bacino in avanti, espiro, vado indietro, stendo la gamba quanto posso. Sempre muovendomi a ritmo con il mio respiro, inspirando vado in avanti, il bacino scende, espirando il bacino va indietro, stendo la gamba, stendo bene la schiena. Ancora uno. Poi mi porto in avanti, appoggio i gomiti sul cuscinone, rimango nella posizione in questo modo, cercando di sentire le sensazioni a livello del bacino e delle anche. La schiena rimane ben allungata, i gomiti in appoggio sul cuscino, devo essere comoda nella posizione. Posso anche rimanere più sollevata con il palmo delle mani appoggiate al cuscino. Poi mi risollevo, avvicino un pochino il cuscino, cammino con il piede destro verso sinistra, entro nella posizione del piccione. Come prima il cuscinone come supporto per il bacino, in modo da aiutarmi a mantenere il bacino squadrato in avanti. L'anca sinistra è chiusa, il ginocchio e il dorso del piede sinistro sono rivolti verso terra. Cerco di sentire l'allungamento del gluteo, mi sistemo meglio nella posizione se serve. Le mani a terra mi aiutano a mantenermi stabile. La schiena rimane allungata. Mi ricordo di questa posizione, in particolare se soffro di sciatica. E poi porto la gamba sinistra in avanti, appoggio la pianta del piede, il braccio sinistro all'interno della gamba sinistra preme, il braccio destro si apre lateralmente. Seguo la mano con lo sguardo, apro bene la spalla e il petto. Una torsione aperta che scioglie la colonna e apre tutta la parte frontale. Torno con il busto verso il centro. Stendo la gamba destra mantenendo la gamba sinistra piegata e la pianta del piede appoggiata a terra. Scivolo con la mano destra sulla gamba, inspiro, e espirando fletto il busto lateralmente. Creo spazio tra le costole, creo spazio per il mio respiro e per il mio bambino. Allungo bene tutto il fianco. Poi torno verso il centro, cambio, piego la gamba destra, distendo la sinistra, scivolo con la mano sulla gamba, inspiro ed espirando fletto il busto lateralmente. Respiro nella parte destra del corpo. Torno verso il centro, inspiro, espirando fletto tutte e due le gambe, piante dei piedi a terra, punte rivolte verso l'esterno, i gomiti all'interno delle ginocchia, i palmi delle mani uniti che premono uno contro l'altro al centro del petto, malasana facilitato, siamo sedute sul cuscinone oppure su un mattoncino e rimaniamo nella posizione. La posizione di espulsione per eccellenza, una
posizione che ci aiuta ad elasticizzare tutti i muscoli del bacino, dell'interno coscia e il nostro pavimento pelvico. Sciogliamo la posizione andando a stendere tutte e due le gambe. Il bacino sempre in appoggio sul cuscino, cominciamo a sporgere il busto in avanti, magari appoggiamo le mani a terra per darci una maggiore stabilità e qua camminiamo con le mani in avanti cercando di allungare il busto e di fletterlo in avanti. Le punte dei piedi rimangono rivolte verso l'alto, sentirò l'allungamento dell'interno coscia, sentirò l'azione sull'articolazione delle anche, sul bacino. Mantengo la posizione per qualche respiro. E poi cammino indietro con le mani per risollevare il busto. Piego le ginocchia una per volta, mi porto a cavalcioni del cuscinone, dorso dei piedi appoggiato a terra, allungo bene la colonna verso l'alto e poi porto la mano destra alla nuca. La mano sinistra mi aiuta per spingere la mano destra tra le scapole. Posso rimanere così o posso ruotare il braccio sinistro verso il basso e cercare di agganciare le mani dietro la schiena. Una bella posizione di apertura per la parte anteriore del corpo, per il petto, per le spalle. Sto spingendo con la testa contro il braccio. E poi piano sciolgo, magari sciolgo un pochino le spalle, faccio qualche piccola rotazione e poi ripeto sull'altro lato, porto la mano sinistra alla nuca, spingo un pochino il gomito sinistro dall'alto in modo da far scendere la mano tra le scapole e posso rimanere così o posso cercare di agganciare le mani dietro la schiena. Una volta che ho la presa, controllo che il mento non sia chiuso verso l'esterno, ma anzi parallelo a terra. Premo con la testa contro al braccio. Mi godo questa posizione di allungamento e di apertura. Lentamente riporto le braccia ai lati del busto, sciolgo un pochino le spalle con qualche rotazione, appoggio le mani sull'addome in Yoni Mudra, quindi unisco pollici e indici e da qua porto l'attenzione al mio respiro. Ad ogni inspirazione abbino la contrazione del pavimento pelvico. Ad ogni espirazione rilasso. Quindi inspiro, contraggo il pavimento pelvico. Espiro, rilasso. E continuo in questo modo. Cerco di concentrarmi sulla zona che va dai genitali fino sotto l'ombelico. Ad ogni inspirazione contraggo, ad ogni espirazione rilascio. Thank you.
E poi torno a respirare in maniera spontanea, sciolgo la posizione portandomi a terra. La schiena in appoggio al tappeto, scendo piano piano, appoggiando una vertebra alla volta. Quando tutta la schiena è a terra, anche le spalle e la testa ben appoggiate, premo sulla pianta dei piedi in modo da sollevare il bacino e faccio scivolare il cuscino sotto all'osso sacro. Mi ci siedo sopra. Abbandono le braccia ai lati del corpo e mantengo questa posizione, cercando di abbandonare completamente il peso del bacino. Le piante dei piedi rimangono appoggiate, le ginocchia parallele, alla stessa ampiezza del bacino. Le spalle ben appoggiate a terra, aperte, rilassate. Respiro in modo lento e regolare. Poi avvicino una per volta le gambe al petto e vado a stenderle verso l'alto. Comincio a puntare e flettere i piedi. Inspiro punto e espiro fletto. Punto e fletto. Punto e fletto. E poi faccio delle rotazioni con i piedi, tutte e due nella stessa direzione. Li muovo lentamente, cerco di fare dei bei giri ampi e poi cambio il senso della rotazione. Magari scuoto un pochino. Ho riattivato bene la circolazione con questa posizione. Poi riappoggio le piante dei piedi a terra, sollevo un pochino il bacino in modo da far scivolare il cuscinone verso i piedi. Appoggio i piedi sul cuscinone, li porto pianta contro pianta, quindi apro le ginocchia lateralmente. La schiena rimane ben appoggiata a terra. Le mani possono essere appoggiate sull'addome oppure posso lasciare le braccia ai lati del corpo. E sono pronta per il mio rilassamento. Ho praticato tante posizioni. Ho respirato per me, per il mio bambino. E adesso è arrivato il momento di rilassarmi per far sì che il corpo assorba tutti i benefici della pratica. Faccio alcuni respiri profondi e nutrienti. Lascio andare il peso di tutto il corpo a terra. Mi Il movimento del respiro va a creare come delle onde nell'utero che massaggiano il bambino. Immagino di essere cullata dal mio stesso respiro, che come un'onda dall'esterno accarezza tutto il corpo. Un'onda calda che risale dai piedi alla testa ogni volta che inspiro e ogni volta che espiro, quest'onda tiepida scivola dalla testa verso i piedi, portandosi via tutte le tensioni, tutti quei pensieri che ora non mi servono.
Poi lentamente sciolgo la posizione e vado a portarmi in appoggio sul fianco sinistro. Rimango un momento qui e con le mani mi aiuto in modo da risalire e riportarmi in posizione seduta. Unisco le mani al centro del petto. Ancora un bel respiro qua per osservare le sensazioni che emergono dopo questa pratica. Ringrazio me stessa e il mio bambino per questo tempo che ci siamo dedicati. E poi piano riapro gli occhi. Namaste, grazie per questa pratica insieme.